Silvio Garattini. Buonasera. Buonasera professore, allora ci aiuterà a districarci tra veri e falsi miti nel campo alimentare e soprattutto, come sempre, ci indica una via d'uscita dopo tante cose che scopriamo che ci possono far male, cosa ci fa bene. Allora, iniziamo professore da un accordo che è in discussione con gli Stati Uniti in questi giorni. Attenti agli ormoni, Paola Baruffi ci spiega perché questo accordo è contestato. Cosa ci sarebbe sulla nostra tavola se il mercato europeo e quello degli Stati Uniti avessero le stesse regole? Un bel po' di novità. Meglio pensarci, perché ci sono trattative in corso per creare un unico mercato, il Trattato Transatlantico sul commercio e gli investimenti. E le differenze non sono solo sul fatto che noi mangiamo la pasta e loro gli hamburger. Noi controlliamo tutti gli anelli della filiera, che può essere, sappiamo, ormai molto lunga. Il concetto invece americani è quello di arrivare solo sul prodotto finito e di cercare di mantenere degli standard di sicurezza agendo soltanto sull'alimento. Iniziamo dal pollo. In Europa lo curiamo da quando nasce a quando muore, il che significa che gli diamo degli antibiotici, soprattutto per combattere la salmonella. Per combattere la salmonella, gli americani fanno così, con la candeggina. Se questo trattamento faccia male o no, non è dimostrato, ma loro possono continuare a farlo, perché in America la regola è questa: finché non sei sicuro che non sia nocivo, è ammesso. E sui bovini va anche peggio. Come fanno le mucche americane a essere così belle in forma? Non è solo merito dei grandi pascoli. Negli Stati Uniti possono essere fatti trattamenti anche con ormoni che qua proprio non si trovano più perché proibiti da decenni, soprattutto ormoni come gli estrogeni hanno un possibile effetto cancerogeno e anche effetti sullo sviluppo sessuale dei bambini. Senta professore, quando lei dice abbiamo anche il dovere di essere sani, parla anche di modelli che si diffondono, di modelli sbagliati, di modelli alla salute, di modelli di alimentazione, soprattutto riguardo ai bambini, lei dice. A cosa allora dobbiamo stare attenti e a cosa dobbiamo dare la priorità? Beh, se lei, diciamo, pensa a cosa è necessario che apprendano i bambini, è che apprendano un'alimentazione che è, diciamo, quella che noi chiamiamo la dieta mediterranea fondamentalmente, cioè un'alimentazione che è molto varia e che è moderata. Però quale è, quindi dovrebbe avere al fondo un buon uso dei vegetali e della frutta. Però se lei guarda la pubblicità della televisione, quella che vedono i bambini, non c'è nessuna pubblicità per la frutta, ma c'è pubblicità per tante merendine, per tante cose che in realtà non sono quelle che dovremmo avere. E allora qual è, diciamo, la linea che deve seguire un genitore di buon senso, fatto salvo che naturalmente anche le merendine ci stanno nella vita di un bambino? Sì, certamente nessuno vuole eliminarle, però non devono diventare la regola, cioè devono essere qualcosa che entra a far parte appunto della varietà della dieta. O addirittura di un premio. È molto importante fin da bambini cominciare a capire che frutta e verdura sono una parte importante dell'alimentazione. La base da cui partire. E se non ci si abitua presto, è difficile che avvenga dopo. Sì, dopo non le prendi più, quello è sicuro. Senta, oggi abbiamo parlato molto anche dell'igiene. Di quanta igiene abbiamo bisogno in casa nostra? Beh, abbiamo bisogno di un'igiene ragionevole, che non sia ossessiva. Ci sono quelli che devono avere sempre tutto pulitissimo. Non è questo quello che bisogna fare. L'igiene consiste nella pulizia, consiste soprattutto nel lavarsi frequentemente le mani, perché è attraverso le mani che spesso trasportiamo dei microbi o comunque degli agenti che sono patogeni. Naturalmente se ci sono degli ammalati in casa, l'igiene deve migliorare proprio per evitare il contagio. Vale ancora di più. Senta, abbiamo scoperto pure che troppi detersivi fanno male. Beh, certamente, ma fanno male non soltanto alle persone, ma fanno male all'ambiente soprattutto, perché poi tutto quello che noi utilizziamo si riversa nell'ambiente. E nell'ambiente i detersivi possono avere effetti negativi soprattutto sulla
microflora e sulla microfauna. E quella è una frontiera che infatti andremo presto ad esplorare anche qui di martedì. Adesso parliamo di falsi miti sul cibo. Sono molto di moda, ma non ci siamo mai chiesto cosa c'è dentro i prodotti senza glutine. Barbara Romano. Sta comprando un prodotto senza glutine? Sì, perché mio fratello è celiaco e anche io mangio senza glutine perché mi sento più piatto. Mi hanno detto che fanno bene e li compro tranquillamente. Ma lei è celiaco? No, io no. È ormai diventata un'educazione alimentare. Eh sì, perché gli alimenti senza glutine per qualcuno sono una necessità, ma per molti altri sono diventati una moda alimentare. Ma non è tutto oro quel che luccica. E questa è solo farina di riso e di mais con lievito e sale. Non riesce ad addensarsi. Per trasformare in pane in pizza questa brodaglia si deve utilizzare qualcosa che sostituisca il glutine. Degli addensanti, o meglio collanti, tipo farina di coir, sant'anno, perché senza questi addensanti si spappola il prodotto. Se si sceglie bene, ma se si sceglie male, che cosa si rischia di trovare? Quindi mettono un sacco di schifezze, conservanti, additivi, coloranti, eccetera. Gli alimenti senza glutine, se non necessari, non fanno né dimagrire né fanno bene alla salute. Si hanno più zuccheri semplici, più grassi saturi, che sono totalmente dannosi per la salute. Comporta una dieta più squilibrata e più a rischio sia di malattie cardiovascolari che di malattie neoplastiche a lungo andare. Quindi assolutamente il gioco non vale la candela. Professore, ci aiuti a districarci un po' tra veri e falsi miti dell'alimentazione. Per esempio, è vero che le uova fanno male al colesterolo? Le uova sono una fonte di colesterolo perché il tuorlo, il rosso d'uovo, è ricco di colesterolo. Però non bisogna demonizzare il colesterolo. Certo, uno non deve mangiare 3 o 4 uova al giorno. Sempre il buon senso, vince anche con i professori, vince sempre il buon senso. Senta, ma il cibo, diciamo, allora, ad esempio, sul colesterolo non è tanto che cosa mangiamo, ma quanto mangiamo, è quella quantità, è la chiave. Certamente, e poi non bisogna stare attenti a non demonizzare il colesterolo, perché il colesterolo è una parte importante del nostro organismo. Le nostre cellule non potrebbero rimanere insieme se non ci fosse nella membrana un ricco contenuto di colesterolo che evita la fuoriuscita del contenuto delle cellule. E poi bisogna anche tenere presente che, salvo casi eccezionali in cui la gente mangi moltissime cose a base di colesterolo, la maggior parte del colesterolo lo fabbrichiamo noi. Difatti i farmaci che noi utilizziamo contro l'eccesso di colesterolo sono dei farmaci che non agiscono sull'alimentazione, ma agiscono sulla sintesi del colesterolo che avviene prevalentemente nel nostro fegato. Allora, non è tanto da fuori quanto stare attento a come ci comportiamo noi. Le faccio una domanda breve, professore, poi parliamo dei farmaci. In generale, si può dire sempre che i grassi fanno male o c'è anche là una misura? No, anche lì c'è una misura, perché i grassi sono la maggior fonte di energia. Non dimentichiamo che mentre le proteine valgono più o meno 4 calorie per grammo, i grassi valgono 8 calorie per grammo. Quindi, però anche qui c'è una dose che non bisogna superare. Allora, professore, ora passiamo a parlare di farmaci. Lo introduciamo dando dei consigli di attenzione a quelle che sono le cure di bellezza. Nicole Di Giulio. Via le rughe con infiltrazioni di acido ialuronico, una tentazione che hanno in molti, ma le conseguenze possono essere pesanti. Questa persona era stata sottoposta a infiltrazioni di acido ialuronico, ha avuto una reazione granulomatosa, infiammatoria e anche necrotica. Iniezioni di botulino per stirare il viso e tornare miracolosamente giovani.
possiamo assistere anche a condizioni in cui il paziente va a bere il caffè e incorre nella commissura labiale, viene alterata poi la mimica, la mobilità. Un viso che oltre all'età rischia anche di perdere naturalezza e mobilità. Il contorno occhi andrebbe salvaguardato perché purtroppo lì c'è un rischio, si chiama canalizzazione, in cui il filler crea una specie di canale che poi non va più via e che diventa visibile ed è un inestetismo terribile. Per questo vanno sempre più di moda creme che promettono la stessa efficacia del Botox. La crema al Botox è, va da sé che non può esistere. Esistono dei peptidi che mimerebbero l'attività del botulino, ma non hanno questo effetto. Di fare delle iniezioni No, assolutamente, ho paura, preferisco tenermi le mie rughe. Professore, una domanda su tutte, è vero che a causa dell'eccessivo uso di antibiotici si sono sviluppati dei batteri killer che resistono a tutto e in generale ci dà una linea guida sull'utilizzo dei farmaci? Sì, diciamo che il problema degli antibiotici è un problema molto importante perché non soltanto riguarda l'uso degli antibiotici nell'uomo, ma riguarda l'uso degli antibiotici in veterinaria, cioè negli allevamenti di animali, e riguarda anche il fatto che tutti gli antibiotici che noi assumiamo si riversano poi nell'ambiente. Tutto questo ha fatto sì che ci fosse una capacità da parte dei batteri di rispondere all'eccesso di questi antibiotici. I batteri hanno grande flessibilità, sono in grado di rispondere per esempio inattivando l'antibiotico e quindi possono continuare a crescere anche in presenza di antibiotico. Se quindi anche qua la regola è la moderazione, immagino il buon senso nell'utilizzo, ascoltare il medico. È il corretto. È soprattutto il corretto utilizzo, cioè utilizzare antibiotici quando l'infezione è virale, come per esempio l'influenza, è un non senso perché gli antibiotici non sono attivi sui virus. Allora, quindi bisogna, mi dica una cosa, professore, implicarli in modo corretto. Quanto influenza il comportamento del paziente il prezzo del farmaco e quanto è importante questa vicenda, questa questione? Il paziente deve sapere prima di tutto che i farmaci non sono più validi se costano di più. Quindi che non c'è un rapporto diretto fra il valore di un farmaco e il suo prezzo. E questo vale soprattutto per quanto riguarda i farmaci che chiamiamo equivalenti, cioè i farmaci dal nome generico, quelli che tutti possono fabbricare quando è scaduto il brevetto. E c'è purtroppo il preconcetto che il farmaco originale sia meglio del farmaco chiamiamo equivalente. Grazie professor Galattini. Questo non è vero e devo dire che soltanto aggiungere che i pazienti hanno pagato 1 miliardo nel 2015 per la differenza del ticket fra il farmaco originale e quello generico e questo è uno spreco di risorse. Grazie professor Galattini, lezioni di buon senso di martedì, la ringrazio. Buon lavoro e in bocca al lupo per tutti.